Oggi parliamo di We Happy Few. Sia chiaro, quando parlo di videogiochi, solitamente tutto quello che è il mio storico, i miei gusti, purtroppo tendono a influenzare quella che è l'idea che mi faccio in generale sul videogioco. Questo succede anche ai veri, tra virgolette, recensori. Quindi un recensore bravo è il recensore che è in grado, data la sua esperienza, di astrarsi il più possibile e cercare di valutare in maniera oggettiva il videogioco che è in questione. In teoria questa cosa non avviene mai, cioè il parere dei recensori veri, cioè pochi recensori riescono a fare questo lavoro dal mio punto di vista. Spesso e volentieri sembrano marchette fatte ai videogiochi. Questa è una piccola intro. In verità io, per come sono fatto, tendo a dare una seconda chance ad alcuni giochi. È il motivo per cui tempo fa, una settimana fa, ho finito Mafia 3, mettendoci naturalmente, spalmandolo su più e più settimane perché il tempo è veramente poco. A differenza, mi sembra fosse uscito nel 2016, ho deciso di dargli una seconda occasione. Quindi io spesso e volentieri dico, cavoli, ho comprato un videogioco, l'ho pagato tanto, gli voglio dare una seconda occasione. A volte queste seconde occasioni si rivelano praticamente un cambiare idea su un gioco, come accadde in Dead Space. Altre volte invece il parere iniziale si conferma, come accade invece in We Happy Few. We Happy Few, un titolo che poteva dare tantissimo e secondo me è veramente scaduto nel banale, nel meccanico brutto. È un gioco brutto, secondo me è un gioco brutto, mediocre, fascia bassa. Perché? Perché veramente hanno sbagliato tutto quello che potevano fare. Però siccome siamo positivi, partiamo da quelle cose che secondo me mi sono piaciute di questo videogioco, perché è bene partire con un ambito con l'essere positivo. Prima di tutte è il concept. Il concept, devo dire, che già al primo E3 cui fu presentato mi piace, cioè il concept mi è piaciuto. L'idea di ambientare un videogioco in un universo parallelo stile Dick, perché stiamo parlando di uno scrittore molto famoso americano che ha fatto partire numerosi film di fantascienza, numerosi filoni grazie ai suoi libri. Uno di questi è appunto The Man in the High, quello che poi ha fatto partire The Man in the High Castle, che non si chiama così il titolo del libro, però è l'idea che i tedeschi hanno vinto la Seconda Guerra Mondiale. Quindi il concept ci stava, porca la miseria, sì. Tra l'altro era stato fatto bene, nel senso che vi dava una sorta di, come dice J.J. Abrams, mystery box, no? Nel senso, vi ritrovate negli anni 70, gli anni che culturalmente avevano molto segnato la Londra dell'epoca. Negli anni 70 in verità non siete a Londra, siete in un paesello inglese. E veramente vi ritrovate, cioè siete lì che dite, ma cosa è successo? Chi ha vinto la guerra? Perché all'inizio non lo capite subito. Chi ha vinto la guerra? Perché stanno drogando queste persone? Perché, dove sono i tedeschi se hanno vinto la guerra? Come sono arrivati? Perché se ne sono andati? Chi è il governo attuale? Quindi secondo me è una serie di un concept era molto interessante. Infatti alle 3 mi dissi, cavoli, questo è il gioco che aspetto maggiormente, e lo aspettavo veramente tanto, ragazzi. Tant'è che appena uscito l'alfa, cioè ormai questa tendenza a fare un alfa infinito e poi forse una final release, ho deciso di prendere il gioco. Ho detto, vabbè, cazzo, lo pigliamo, ma subito, appena esce, lo prendo. La seconda cosa che mi è piaciuta molto è il level design. Il level design è un level design di quelli, cioè, molto artistici, dove, se vogliamo, a ben vedere, la grafica passa un po' in secondo piano, perché fa parte del disegno del livello. Quindi mi piacque molto all'epoca e devo dire che è una delle cose che effettivamente si salva questo clima fluffy se prendi la droga, che diventa clima orribile se non la prendi. Le casette, le ambientazioni, il proprio come vengono disegnati i caratteri. E queste sono le uniche due cose che mi sono piaciute di We Happy Few. Le uniche due. Basta, non me ne sono piaciute più. Arriviamo alle cose che invece veramente sono state un'occasione persa. Uno, ma perché? Perché fai una roba del genere? Perché? Perché mi rompi le palle in un videogioco? Se un videogioco rompe le palle, è un videogioco che
ha fallito clamorosamente nel suo intento, perché se mi rompi le palle non sei più un videogioco che intrattiene, sei un videogioco che rompe le palle. Cioè io non ho voglia, dopo il lavoro e dopo gli scazzi eventuali familiari, rompermi le palle anche su un videogioco, non ne ho proprio voglia. Allora, la prima cosa che non mi è piaciuta, aspettate che mi sono preparato una scaletta, perché poi mi dite: ah no, Francesco non sei professionale. No, ce l'ho la scaletta, tranquilli, però mi devo mettere gli occhiali. La prima cosa che assolutamente non mi è piaciuta è la narrazione. La narrazione è veramente di merda. Ma come si fa a fare una narrazione così? Porca la miseria. Parti da un concept molto buono e poi passi un terzo di gioco su un mezzo ricordo, tutte le volte aumentato di mezzo secondo in più. Cioè, nel senso, voi quando partite con Arthur, Arthur incomincia, Arthur segue tutto questo sorta di flashback, perché è drogato, perché questo nuovo regime di cui non ti spiegano un cazzo fino a quasi metà del gioco, ti tiene drogati appunto per evitare di ricordare da dove venivi, cioè quindi farti vivere in questa atmosfera fluffy. E cazzo, porca la miseria, cioè raccontami cosa è successo. Se lui smette di prendere la droga, mi devi raccontare piano piano quello che si ricorda. Invece, per un terzo, perché è uno dei tre characters che dovete giocare, per un terzo del videogioco lui passa il tempo con lo stesso ricordo. Cioè diverse, come se fossero diverse telecamere che riguardano lo stesso elemento. Lo stesso elemento che viene arricchito solo una volta, di fatto. Cioè lui e suo fratello che dovrebbero salire su sto cavolo di treno, e tanto ve lo dicono al momento 1, quindi non vi sto a spoilerare nulla, per essere trasportati in Germania. Ora non mi dici niente del perché i bambini fino a un terzo del gioco dovevano essere trasportati là, non mi dici niente poi che cosa accadrà di Arthur, insomma non mi dici niente, maremma bona, un terzo di gioco e non mi stai dicendo niente. Quindi per me veramente è un fallimento allucinante, non cioè, la narrazione è veramente fatta male. Cioè non puoi rifarmi vedere 100 volte la scena di lui che va sul treno, e non vi racconto, non vi spoilerò poi cosa l'unico pezzo che aggiungono alla storia. Cioè non me lo puoi dire, non è possibile, non si può lavorare così, cioè veramente no. Ma proprio no, non si fa un gioco del genere. Le meccaniche di gioco mi hanno fatto veramente schifo. Cioè io onestamente, cioè un gioco buggato così sembra veramente sviluppato da dei cani che non hanno mai fatto videogiochi. Delle meccaniche, cioè come si fa corre dopo 2 secondi, si stanca, buggato, un sacco di volte funziona, un sacco di volte non funziona, ma poi anche proprio le meccaniche di per sé, cioè non potete correre, ma perché mi fai camminare in un videogioco? Cioè no, odio camminare nei videogiochi, va bene, quando mi fai quelle parti scriptate dove devo seguire qualcuno e devo per forza camminare, mi sono sempre stati sui maroni, e tu me lo fai fare per tutto il gioco, perché se vi accovacciate, se entrate in un vicolo, se correte, tutta la popolazione, poliziotti e anche popolazione normale, vi assalirà. Quindi, perché? Poi, fight system del tutto orrendo, proprio orrendo, sistema di crafting orrendo, per fare un qualsiasi cosa devi avere 3500 pezzi, ma falla semplice, zio, la devi fare semplice, e lo chiamo zio, tipo i tabbozzi, cioè, ma perché farla così complicata? Sono quelle robe che, ragazzi, nel business, nella vita reale, cioè, vige questa regola aura. Less is more. Quindi, meno è meglio. Ok? Fare le cose troppo complicate non va mai bene in nessun ambito. E io ci metto anche quello dei videogiochi. Anche se alcuni di voi potrebbero non essere d'accordo, ma siamo in un dispotismo illuminato e quindi non me ne frega un cazzo. Allora, mappa. Ecco, parliamo di mappa. Allora, l'ampiezza della mappa normalmente non è un issue per me, ok? Però, se l'open world viene utilizzato in questa maniera, la mia domanda ricorrente è: perché non fare un gioco lineare? Perché?
Ora, ripeto, non sono uno di quelle persone che appena esce un gioco dice quanto è grande la mappa, andiamo a misurarla in centimetri quadrati, poi trasposta in chilometri per vedere quanti chilometri in macchina a cavallo dovrò fare lungo la mappa. No, assolutamente no. Per me averla grande è un difetto, ve l'ho già detto più volte, ma non è questo l'argomento. Se la devi fare così male, cioè una mappa aperta così male, fai un gioco lineare. Nessuno ti detta, nessuno ti dice che è obbligatoria obbligatorio un finto open world. Allora, parliamoci chiaro. La mappa sono tre aree che principalmente, tre o quattro ora, non mi ricordo, tre o quattro aree che principalmente visiterete, quattro forse sono poche. Le parti esplorabili sono pochissime, sono tutte delle vie dritte, tra l'altro tra l'altro molto complesse, quindi perdersi è un attimo. Le persone che incontrate sono le stesse, ci sono quattro modelli di persone che incontrerete, proprio quattro in croce, cioè tutti uguali. Ma cazzo, ma fallo qualche modellino in più, no? Cioè, per darti questa idea di essere una cittadina, no? C'è la vecchietta, c'è il l'omino gaio deficiente che va in giro così, poi c'è il mille Bobby, perché i Bobby sono tre quarti della popolazione, poi c'è la variante Bobby rosso, ma vabbè, secondo me non cambia molto. La donna, son tutti uguali, sembra veramente copia incollato. Cioè, io me lo immagino uno sviluppatore che tipo gli sarà venuto si sarà infiammato il pollice a furia di fare, che poi tra l'altro non lo usi, CTRL-C, CTRL-V, perché per forza di cose non mi spiego altrimenti come puoi avere sviluppato una roba del genere. Poi zero, cioè ci sono quattro case anche lì in croce che potete tra virgolette esplorare, che poi è sempre un dramma perché tutti vi attaccheranno, perché verrete visti come dei ladri. E basta, cioè questa è la mappa, cioè questa è la mappa, e fai avanti e indietro, cioè ci sono delle missioni deficienti dove fai avanti e indietro, e siccome ripartite tre volte con tre personaggi diversi, non avete i trasporti rapidi attivati, quindi tre volte che dovete riattivare tutti i trasporti rapidi o ingegnarvi per... ma non si può vedere. Arriviamo tipo agli ultimi due punti, perché voglio tenere questo video il più snello possibile, nonostante nei miei stream of consciousness effettivamente mi dilunghi parecchio. Allora, le ultime due cose che volevo dirvi, oltre vabbè, la mappa è quello che è. Il cliché delle missioni, veramente, mai come in questo caso il cliché "io ti posso aiutare, ma prima tu mi devi aiutare". Però attenzione, che per aiutarmi devi prendere 120 pezzi che sono in 120 direzioni diverse. Ecco, questo cliché qui è, dopo un po', dopo tante ore di gioco, diventa un po' pesante. Soprattutto quando vi ritrovate in quelle missioni che già siete obbligati a fare, che è l'ultimo punto per cui questo gioco secondo me è veramente una merda. Però cioè, mediocre basso, in verità non posso dire che è una merda, però... tra poco ci arriviamo. Ci sono delle missioni che voi rimanete lì e dite: ma perché devo fare una missione? Ma perché c'ho, nel mio caso, 35 anni e mi trovo a dover fare una missione del genere su un videogioco? Ma stiamo scherzando, cioè non si può, ma inventatevi qualcosa di diverso, per favore, fate qualcos'altro, non va bene. Cioè, la sentite proprio la pesantezza di questi cliché. Cioè, uno dice: bah, già la missione è così, e se vi fanno andare in 3000 punti diversi nella mappa, senza trasporto rapido, senza poter correre perché si stanca dopo 2 secondi, questo personaggio in questione, cioè un po' vi spacca le balle. Poi c'è il coprifuoco, e poi c'è questo, e poi c'è quell'altro, insomma, una rottura di palle. L'ultimo punto, che è il punto che proprio ha dato il colpo ciabatta, che è stata la differenza, se vi state chiedendo, tra portare a termine un videogioco, e anche qui ne parliamo tra poco, e invece fermarsi, è l'idea di avere un Tamagotchi, un gioco Tamagotchi. Non... Allora, ripeto, qual è stata la timeline di questo gioco? All'inizio l'avevano annunciato, lo prendo con super hype alle stelle, poi scopro che era Tamagotchi, che quindi nella release iniziale era obbligatorio mangiare, dormire, bere, attenzione, perché poi anche il bere dovete purificare, l'acqua, il cibo, dovete trovare quello buono, se no sta male,
mangiare video e io lì, già dopo ore di gioco, dissi: se il gioco è così, non lo giocherò mai, perché a me avere una roba del genere mi fa tipo impazzire, nel senso, non mi sono mai più... Il Tamagotchi andava di moda quando avevo 10 anni io, basta, cioè non mi va, cioè se devo passare il tempo a prendermi cura di un puppets come se fosse la vita reale io già ce l'ho, vivo da solo con la mia famiglia, devo mantenere mio figlio, cioè ce l'ho già questi problemi, non li voglio avere in un videogioco, perché non è la parte bella della mia vita, cioè dire che devo lavorare per poter pagare le bollette, non è quello che proprio dico: ah minchia, se dovessi dire una cosa al top che mi piace della mia vita è dover lavorare per pagare le bollette, no, cioè al di là del vi piace o non vi piace questo lavoro, oppure che devo cambiare il pannolino a mio figlio, qual è il lato più positivo di tuo figlio, cambiare pannolini, no, è tutto il resto. Cioè, se io in un gioco mi prendo i lati negativi, cioè, ma vaffanculo, cioè, 35 anni, mi rompi le balle. Poi ho saputo nella seconda release, nella final release, che avevano tolto questa opzione resa facoltativa, allora gli ho dato un'altra chance. Però uno dei personaggi principali che dovete fare per terminare tutta la run ha questa esigenza, cioè avete una bambina, avete le missioni tra virgolette a tempo, se dormite per riprendere energia il tempo continua a scorrere e quindi la bambina gli dovete cambiare il pannolino, dovete dargli il latte, quindi ogni 2x3 dovete andare a casa, cambiare il pannolino e dargli il latte, e per dargli il latte dovete naturalmente farglielo. Questa è una cosa a mio modo di vedere delirante, che mi ha lasciato abbandonare. Da qui un plauso invece a rendere alla seconda release, non so se l'hanno fatto perché hanno sentito il feedback del pubblico o meno, di rendere facoltativa questa opzione di invece mangiare, dormire, bere. Un plauso, perché alcuni videogiochi ancora non hanno capito questo sacro principio dell'essere facoltativi. Cioè, mi viene in mente Ubisoft che vi fa delle mappe enormi e vi dice dovete fare tutte le missioni secondarie per andare avanti. Qui un plauso a questi che le hanno rese facoltative. Da qui il sacro mantra che dovrebbe avere il videogioco: il rendere alcune cose facoltative. Io mi rendo conto che Andrea Dalio, che mai si guarderà questo video, gli piace fare le secondarie, ha tutto il diritto di avere un gioco che sia pieno di secondarie. Ma se a un'altra persona le secondarie non piacciono, rendere facoltative. Cioè, io non ho tempo da spendere in missioni tutte uguali, capito? Rendile facoltative. Top, così l'Andrea De Lio della situazione se lo fa. Il Francesco, che non ha più tempo, non se le fa e va avanti. Punto. Semplice. Insomma, morale della favola, io non so se questa modalità vi possa piacere, dove io parlo di videogiochi così, con una scaletta e uno stream of consciousness. Quello che vi voglio dire è che nell'ultimo periodo mi sono molto interrogato sul fatto di completare giochi. Infatti, numerosi giochi poi alla fine li ho completati e cerco di completarli, a differenza di un periodo in mezzo dove molti giochi non li ho completati. Lo dimostra il fatto che Mafia 3, per esempio, l'ho finito la scorsa settimana, non l'ho portato sul canale tranne le fine. Però voglio dire, cioè, mi sto sforzando ad essere un pochino più selettivo all'ingresso. Cioè, quindi alcuni giochi che prima avrei preso non li prendo più, perché so già che mi faranno schifo, e soprattutto di portare a termine quelli che mi porto in pancia. Guarda un po' Gears Tactics, che non piace a nessuno, io continuo a portarlo. Effettivamente io sto gioco mi sa che non lo termino qui, perché le rotture di coglioni sovrastano ampiamente i benefici che ne traggo, e se un gioco mi rompe i coglioni nel 2020, dal 2020 in poi, per un master tra virgolette adulto, non lo porto a termine, perché cioè se devo fare una cosa che mi sta sulle balle, già le devo fare al lavoro, le devo fare nella vita, non ho voglia neanche nel mio tempo libero di farle. Quindi mi spiace per chi voleva vedere tutti i personaggi, ma per me è un no, cioè, quindi basta, per me We Happy Few lo disinstallo e sti cazzi. Peccato, e con questo concludo, perché poteva essere una bella cosa, cioè poteva essere un gran bel videogioco ed è terminato nella merda totale. Aveva un sacco di potenzialità dal mio punto di vista, è uscito come gioco implementato in maniera grossolana,
dalle meccaniche fastidiose, dalla storia narrata male, e quindi cioè, si salva ben poco, secondo me, di questo gioco. Si salva molto poco.